Avevo ragione. Ragazzi, allora io in questi giorni avevo predictato che sarebbe uscito oggi il trailer insomma, del coso del pacchetto 5 di Mario Kart 8 Deluxe ed è uscito. Mi sento fortissimo in questo momento, quindi facciamo la reazione velocemente, dato che dovrei andare a mangiare, quindi muoviamoci. Koopa Cape, porca troia, let's go! Ok, è tutto giusto secondo il mio predict, però mi sembra di aver visto l'autostrada lunare, credo. Bella la punta Koopa! Panomera, bella! Oddio, l'hanno fatta proprio bella questa! L'autostrada lunare, bella, sì! Che bella! Ok, corsa in bagno lo sapevamo già, molto divertente il nome, tra l'altro. Molto bella pure sta pista, però. Alture di Atene. Raga, un sacco di gente ha fatto dei predict ultra corretti. Bella comunque anche questa. La nave di Daisy, che bella! Riserva naturale era stata diccata molto tempo fa. Bella pure questa. Scorci di Vancouver, pure questa, bella. Dai, let's go. 12 luglio ho detto che arriva, quindi bello. No, questa wave secondo me... Devo dire, molto bella. Molto bella. Abbiamo tre personaggi nuovi. Tra l'altro io userò immediatamente Kamek e poi passerò a Pipino Piragna. Poi ovviamente Torcibruco è sempre molto apprezzato. 12 luglio. Raga, io sono contento, l'avevo predictato che sarebbe uscito oggi il trailer, quindi bella. Purtroppo non, a quanto pare non c'è altro. Nel senso che mi aspettavo tipo qualche annuncio di oggetti o qualcosa del genere, però niente. Vabbè, però comunque ci sta. Voglio un attimo vedere meglio, ma... la musica è molto simile all'originale, ma allo stesso tempo no. Aspetta. Sì, è un remix che cerca di essere fedele, ma nuovo. Bello, ci sta. E poi ho notato che hanno fatto una cosa bellissima. Perché nella versione di Mario Kart 7 non era così. Cioè, aspetta, non riesco a capire se sta sott'acqua, ma non mi sembra perché non vedo Dedica. Ah no, in realtà vedo... No, aspetta. What the fuck? Oh, ok, sono stupido io. È sott'acqua, ok, no, è come la versione di Mario Kart 7, mi sa. Vabbè, ci sta comunque. Perché nella versione Wii praticamente c'erano tipo gli ostacoli in questa parte qui, ma non mi sembra di vederli, quindi mi sembra che questa sia la parte, sia come quella di Mario Kart 7. Vabbè, panorama di Los Angeles, bello, molto carino. Comunque questo me l'aspettavo perché è una pista perfetta per questa stagione, quindi... L'autostrada lunare è molto bella, non mi aspettavo che fosse così, non lo so. È molto bello il vibe che ha. Sono molto curioso di sentire Lost, perché Lost di Autostrada lunare era proprio bella, quindi vediamo. Poi Corso in bagno, vabbè, l'abbiamo visto già un sacco di volte. Le alture di Atena da Tour... Che io sto giocando, tra l'altro, quindi se volete vi lascio il codice amico in descrizione, se volete aggiungermi su Tour. Niente, è molto bella anche questa, sempre l'art style, comunque sempre molto semplice per via di Mario Kart Tour. La nave di Daisy, questa è una pista che volevo tanto, quindi dai. Questa è una bellissima pista, non vedo l'ora di sentire il remix. Io ogni volta non vedo l'ora mai di sentire la musica di tutte queste piste. Poi... La riserva naturale da GBA, da Super Circuit. E questa è molto bella perché c'ha questa feature che praticamente, tipo, dopo un giro diventa notte. E quindi sono curioso di vedere come questa... Cioè, come a livello grafico su Mario Kart 8 Deluxe. Poi ci sono gli scorci di Vancouver, che... Onestamente non mi aspettavo già ora, mi aspettavo che la mettessero per la Wave 6, perché appunto è...
invernale, quindi però è molto bella. Anche questo sono molto curioso di sentire la musica. Ragazzi, quindi grazie per aver visto questo video. Era molto corto, io stavo aspettando che uscisse per fare questa reaction, perché io gioco tanto a Mario Kart 8 Deluxe, partecipo ad abbastanza eventi, cose, quindi stavo aspettando da tanto questo trailer. Quindi ecco qui la reaction. Ciao!